vita è intensa, bellissima, e ci aiutano a crescere, a volerci bene di più, a superare i nostri limiti, a andare al di là di noi stessi, a pensare, a aiutarci a pensare più all'altro, a noi stessi. Ad andare all'essenziale, ad andare all'essenziale senza, sì, senza attaccarsi a troppi fronzoli. L'educazione è una sfida, è una ginnastica continua. Soprattutto quello di vederli come persone, non soltanto come bambini da educare, ma come persone con cui rapportarsi. E poi, la difficoltà, forse alcune difficoltà sono quelle organizzative, avendo quattro figli piccoli, però direi di rapporti con loro no. E anche mi sembra che ci aiutano ad essere una famiglia aperta. Come degli extraterrestri a volte. Dovrebbe essere invece come un esempio, secondo voi? Ma a volte rimangono un po' sconvolti dal fatto che noi siamo sempre contenti e che riusciamo a gestirci, e anzi rimangono sconvolti dal fatto che invitiamo i loro figli a casa nostra dicendo: ma ne avete già tanti, invitate anche i nostri. Ma per noi è normale, cioè per loro è normale invitare gli amici a casa. Infatti c'è qua Alberto. Alberto viene da quando aveva 4 anni a casa nostra, però per loro inviterebbero tutti i giorni amici qui, è una cosa per loro normale. Piano Carlo. E mentre gli altri la vedono come una cosa un po' strana, appunto, che ce li portiamo a casa ancora. Il desiderio di essere aperti a... rispondere alla chiamata di Dio per noi in questo modo. Beh, poi che la vita è un dono, sicuramente. Che la vita è impegnativa, difficile, ma bella. Che... come dire... non aiuta a essere meno... devo dire che da una parte è sicuramente impegnativa e sembra apparentemente togliere la libertà, in realtà ti dà la libertà di cogliere nella vita le cose che contano. E anche se devo dire, non so neanche se dire era proprio un desiderio fin da quando eravamo fidanzati avere una famiglia numerosa. Pensavamo anche all'adozione, figurati, prima che arrivasse Giacomo. Stavamo valutando se poteva essergli adottato un quarto bambino. Poi il fatto è arrivato, perché loro lo desideravano, infatti loro a chiedere, anche loro a chiedere questo fratellino. Poi di fatto è arrivato lui e quindi l'ipotesi dell'adozione è sfumata, però cioè da fidanzati nel costruire il nostro progetto già c'era l'idea comunque di essere aperti a più di due figli, sicuramente. Devo dire, impegnativo ma bellissimo, perché è proprio, cioè, la noia non c'è mai. È sempre un'avventura totale, è una sfida continua e anche una... come che a volte ti fai delle grandi risate. E voi non vi considerate un'eccezione? No. Voi siete, vi sentite parte di... come vi sentite? Normali! Mi sentite normali? Sicuramente non ci sono io, sono un'eccezione. No, forse un'eccezione in... no, fa parte, il macello fa parte del macello, tra virgolette, insomma. Questa vita così intensa fa parte della nostra normalità, non so come dire. La vita è una sola, bisogna spendetela bene. 1, 2, 3. Ciao!